io sono a te che leggi io parlo a te che per lunghi anni vagando innanzi e indietro hai con ardore cercato nei libri negli insegnamenti nelle filosofie nelle religioni non sai neppure tu che cosa la verità la felicità la libertà dio a te Anima stanca e scoraggiata, quasi senza speranza, che molte volte hai afferrato un barlume della verità cercata solo per riconoscere che essa si dileguava come il miraggio nel deserto. A te che credesti d'averla trovata in qualche grande istruttore, capo riconosciuto di una religione, fraternità o società e che ti pareva un maestro, tanto meravigliose erano la sua sapienza e le opere sue, solo per risvegliarti più tardi alla scoperta che quel maestro era soltanto una persona umana, con difetti, debolezze e colpe segrete, pur avendo potuto essere, tramite di splendidi insegnamenti, apparsi a te come la più alta verità. A te di nuovo stanco ed affamato, senza guida, a te io sono venuto. E sono venuto anche a te che hai cominciato a sentire la presenza della verità nella tua anima e cerchi la conferma di ciò che lotta vagamente dentro di te per esprimersi. Sì, a quanti hanno fame del vero pane di vita, io sono venuto. Tu sei pronto a ricevere il mio cibo? Se lo sei, lo fai col cuore. Siedi. Calma la tua mente umana e segui strettamente la mia parola qui pronunciata. Oppure forse ti allontani, deluso ancora una volta, con il morso nel cuore. Della fame insaziata. Io. Chi sono io che sembro parlare con sì conscio potere e autorità? Ascolta. Io sono tu. Quella parte di te che è e che sa, che sa tutte le cose, che sempre seppe e sempre fu. Io sono tu, il tuo sé, quella parte di te che dice io sono ed è io sono. Io sono quella parte più alta di te stesso che vibra entro di te mentre leggi, che risponde a questa mia parola, che ne percepisce la verità, che riconosce per sua natura tutta la verità e scarta ogni errore dovunque lo trovi. Ciò io sono, non quella parte di te che fino ad oggi si è nutrita dell'errore, poiché io sono il tuo vero istruttore, il solo che tu conoscerai sempre, il solo maestro, io, il tuo sé divino. Io, il tuo io sono, ti reco questo mio messaggio, la mia vivente parola, come ti ho portato ogni cosa in vita. Libro o maestro? Povertà o ricchezza? Amara esperienza o amore? Allo scopo di insegnarti che io, io solo, il tuo vero sé sono il tuo istruttore. Il solo istruttore e il solo Dio che provvede e ha sempre provveduto a te, non solo il pane e il vino della vita, ma anche tutto ciò che occorreva al tuo mantenimento e al tuo sviluppo fisico, mentale e spirituale. Perciò, quello che fa appello a te mentre leggi è il mio messaggio dettato alla tua coscienza umana esterna dal di dentro ed è solo una conferma di ciò che l'io sono di te sempre seppe interiormente, ma che non aveva ancora tradotto in termini ben definitivi. Alla tua coscienza esterna. Così pure, tutto ciò che sempre fece appello a te, venendo da qualche espressione esterna, non era che la conferma della mia parola già pronunciata dentro di te. Quell'espressione esterna era il canale, il mezzo da me scelto in quel momento per impressionare la tua coscienza umana. Ma io non sono la tua mente umana né suo figlio, l'intelletto. Essi sono soltanto l'espressione del tuo essere, come tu sei l'espressione del mio essere. Essi sono soltanto fasi della tua personalità umana, come tu sei una fase della mia divina impersonalità. Pesa e studia attentamente. Queste parole. Sorgi e liberati per sempre dal dominio della tua personalità con la tua mente e il suo intelletto, così gonfi ed esaltati di se stessi, poiché la tua mente, d'ora innanzi, deve essere la tua serva e l'intelletto il tuo schiavo, se vuoi che la mia parola penetri nella coscienza della tua anima. Io sono venuto ora alla coscienza dell'anima tua dopo averla stimolata per prepararla a ricevere la mia parola. Se sei abbastanza forte per sopportarla, se puoi sbarazzarti di tutti i tuoi capricci, di tutte le tue credenze, di tutte le tue opinioni personali, rottami da te raccolti nei campi coltivati da altri. Se sei forte abbastanza da gettarli via, allora la mia parola sarà per te una sorgente inesauribile di gioia e di felicità. Ma sii preparato al fatto che la tua personalità dubiterà di queste mie parole man mano che le leggerai, poiché la sua vita è minacciata. Ed essa sa che non può vivere, prosperare, né dominare più a lungo i tuoi sentimenti, il tuo andare e venire, come prima, se tu accetti nel tuo cuore la mia parola e le permetti di dimorarvi. Sì, io sono venuto a te ora, a farti conscio della mia presenza poiché ho già preparato la tua mente umana in modo che essa possa fino ad un certo punto comprendere il significato di me. Io sono sempre stato con te, ma tu non lo sapevi. Ti ho espressamente condotto attraverso il deserto dei libri e degli insegnamenti, delle religioni e delle filosofie, tenendo sempre davanti agli occhi della tua anima la visione della terra promessa, alimentandoti con la manna del deserto, perché tu potessi ricordare ed apprezzare il pane dello Spirito ed anelare ad esso. Ora. Che ho condotto sulla riva del Giordano che ti separa dal tuo divino retaggio. Ora è venuto per te il tempo di conoscermi coscientemente, è venuto il momento di attraversare il fiume e di passare nella terra di Canaan, nella terra del latte e del miele. Sei pronto? Vuoi andare? Allora segui questa parola che è l'arca del mio patto e passerai a piedi asciutti.